Nell'ultima settimana e mezzo mi è capitato di incontrare i bracconieri all'interno di un parco nazionale per ben 6 volte. Sono sempre stati loro a palesarsi, diciamo, in ogni incontro. Nel primo incontro cercavano dei cani che si erano persi durante la battuta di caccia nell'inseguire delle prede e la discussione fu tutto sommato lieve. Il secondo e terzo incontro invece avvenne nei 2 giorni seguenti e sono suonati come una specie di intimidazione e di rivendicazione di un territorio in cui credono di poter fare quello che gli pare. A seguito di questi incontri, onestamente, la mia preoccupazione di frequentare i boschi è cresciuta parecchio, specie perché spesso gli spari erano molto vicini e i cani che utilizzano per la caccia alle volte sono cani di taglia grande. E la cosa che mi ha stupito è che fossero parecchi questi cacciatori erano all'interno del parco nazionale e loro in realtà non ci potrebbero stare in quanto la caccia nei parchi nazionali non è permessa. L'ultimo scontro con un bracconiere l'ho avuto l'altro ieri, il 12, ed è stato abbastanza serio rispetto agli altri. Ribadisco che non è il caso di esporsi, ci tengo a dire che non è il caso di esporsi tanto con certa gentaglia, ma rispetto all'amore per la natura, almeno per me, certe volte supera, diciamo, è forte, più forte che qualunque altra cosa. Io penso che loro potranno avere i fucili, i cani, fare i buffoni, minacciare, eccetera, eccetera. Però magari se trovano qualcuno davanti che gli risponde attorno, loro forse capiranno che non sono desiderati e se ne andranno. C'è da dire che in questa battaglia purtroppo chi ci tiene alla natura, agli animali, alla flora e alla fauna è solo, più solo di quello che si pensi. E anche, gli unici alleati che ci sono i carabinieri forestali che fanno un grande lavoro nonostante siano palesemente in sottonumero rispetto alla grande all'immensità del territorio da controllare. E poi ci sono anche volontari delle varie associazioni che fanno un lavoro che dovrebbe essere tenuto maggiormente in considerazione. Chi invece potrebbe fare qualcosa e non ha fatto niente di tangibile e reale è il ministro dell'Ambiente che parla, fa propaganda sull'educazione ambientale, le scuole, tutte cose bellissime, però poi riguardo alla lobby della caccia non ha fatto niente. Anzi, non ha fatto niente. Tenendo conto che quest'estate abbiamo avuto c'è stato l'omicidio del ragazzo nei boschi, i 2 capovacche che sono partiti dalla Murgia Materana che sono stati ammazzati, uno in Sicilia e l'altro sulle coste africane, vari feriti di battute di caccia, animali feriti, altri animali morti, e neanche un'estate del genere, che credo che comunque tutto sommato è un'estate solita, diciamo, che si passa. Gli avvenimenti sono sempre quelli durante l'estate riguardo alla caccia, non ha dato nessun tipo di reazione, non ha portato nessun tipo di reazione da parte del ministro dell'Ambiente. Il motivo per cui si dovrebbe impedire la caccia in ogni luogo, sia su parco nazionale, un territorio, un terreno di campagna nelle vicinanze delle città, è che chi dovrebbe controllare non è in numero sufficiente per poter controllare tutto quanto il territorio che va controllato. Di seguito vi lascio la registrazione dello scontro che ho avuto con il cacciatore. La voce che sentirete più vicino alla mia è quella che sentite più lontana, quasi ovattata la sua, che però si riesce ad intendere cosa dice il bracconiere. Dovete perdonare il turpiloquio che utilizzo, ma al sesto incontro, diciamo, è un po' perso la pazienza. Il consiglio è sempre di non averci a che fare con i bracconieri, con i cacciatori, e di contattare i carabinieri forestali che fanno un lavoro di controllo egregio nonostante le poche risorse a disposizione. Ecco, vi lascio l'audio dello scontro. Capito, ma dove credete di stare? Non mi interessa, no, lei non può stare proprio qua, forse non è chiaro. Io non ho armi addosso. Non mi interessa, voi qua non potete stare. Ma io faccio tutto quello che mi pare, ma mo vediamo proprio. Ogni volta qua devi andare a rompere i coglioni. Come avrete sentito dall'audio, il bracconiere afferma che non aveva armi addosso. Vero, non aveva armi addosso, ma
ad ogni modo si trovava in un parco nazionale e che ciò sia permesso, ovvero che gli sia permesso di camminare all'interno del di un parco nazionale è scandaloso. Nonostante, oltretutto, il cacciatore, il bracconiere, mi ha confessato che il suo cane stava inseguendo una preda. Sono state le sue parole, le sue parole che sono uscite dalla sua bocca. Quindi stava cacciando, che poi non aveva armi, eccetera, eccetera. A me, francamente, non interessa. Per me era un bracconiere, betta, e quello in quel momento stava cacciando, quindi non poteva stare là. È assurdo che questa cosa possa avvenire, perché sono un pericolo per la sicurezza di chi frequenta i boschi senza nessun tipo di volontà offensiva nei confronti di qualsiasi animale. Cioè, bisognerebbe anche ricordarsi che i boschi sono frequentati anche dai bambini, e questa cosa qua non pare non essere presa in considerazione da nessuno. Ma fino a quando, diciamo, sarà permesso a questi soggetti di fare quello che gli pare, non ci sarà, diciamo, altra soluzione che quella di dover stare per forza attenti al minimo passo. Il bracconiere mi ha detto anche: faccia quello che vuole. In questa frase ho notato questo atteggiamento baldanzoso di questi subumani imbecilli, perché io li ritengo dei subumani imbecilli, che io spero che prima o poi venga messa alle strette, perché questa libertà che gli consente di avere questi atteggiamenti da padroni del mondo prima o poi deve finire, si spera, almeno, diciamo, che gli venga messo un limite, che venga messo un limite a questa loro libertà. Il luogo in cui è avvenuto questo scontro è poco lontano da dove credo nel 2010 è stato ammazzato Don Francesco Cassol, a cui è intitolata una sede, la sede del parco in questione del mio comune. E questo prete che campeggiava con dei ragazzi all'interno del parco in questione fu ammazzato perché scambiato per un cinghiale da dei cacciatori che erano lì in una battuta di caccia. E purtroppo molti dicono che questa è una battaglia contro i mulini a vento. Può anche essere una battaglia contro i mulini a vento, ma io credo che valga la pena di farlo, quanto anche per il semplice fatto che voglio dire, è un patrimonio da salvaguardare, che in Italia è molto importante. E l'Italia, diciamo, come anche altri paesi, è crocevia di migrazioni di vari tipi di volatili, animali. E questa cosa pare non interessare a nessuno, tralasciando quell'aspetto, diciamo, ambientale del dissesto idrogeologico, delle costruzioni che crollano, come ben sappiamo, diciamo, ne abbiamo avuto la riprova quest'estate, pochi mesi fa. Io spero che prima o poi, diciamo, si riesca a porre fine a questo vergognoso atteggiamento di questi subumani imbecilli, e che finalmente vengano messi in riga da qualcuno. Augurandovi la buonanotte, vi lascio ancora la registrazione dello scontro che ho avuto l'altro ieri, e ribadisco di non avere di non affrontarlo in nessun modo, e di rivolgersi ai carabinieri forestali, che svolgono un lavoro egregio di controllo per quel che gli è possibile. Buonanotte. Capito, ma dove credete di stare? Non mi interessa, no, lei non può stare proprio qua, forse non è chiaro. Io non ho armi addosso. Non mi interessa, voi qua non potete stare. Ma io faccio tutto quello che mi pare, ma mo vediamo proprio. Ogni volta qua devi arrampicare.